Allora, ragazzi, in questa video lezione eh, ripercorriamo molto velocemente la spiegazione sui pronom personnels complement d'objet direct, i COD, un COD. Così vengono chiamati i pronomi personali complemento d'oggetto, oggetto diretto, il nostro complemento oggetto. Allora, partiamo, per comprendere, partiamo proprio da una, da una frase base, ok? In una frase dove riusciamo a riconoscere il complemento oggetto. Nella frase, je déteste le sport. Je è il soggetto, déteste è il verbo, le sport corrisponde come complemento alla domanda chi che cosa, io detesto cosa, lo sport, quindi in francese si chiama complement d'objet direct, il nostro complemento oggetto. Se in una frase, se in un discorso ho bisogno di sostituire, per non ripetere sempre, ad esempio, uh, ho molte passioni uh, ma non lo sport... Uh, io detesto lo sport. Se non voglio ripetere ancora, posso dire: Io lo detesto in italiano. Anche in francese posso sostituire questo complemento oggetto con un pronome. Innanzitutto lo devo riconoscere all'interno della frase. Uh, una volta riconosciuto il complemento oggetto, lo potrò sostituire guardando genere e numero uh, con un pronome code. COD abbiamo detto vuol dire complemento d'objet direct. Quali sono i code? Sono M, T, L, LA. Nu, vu, l, le. Vi faccio notare che i primi tre, i tre singolari, ehm, possono essere apostrofati davanti a un verbo che comincia con vocale o oh, a muta. Quindi nel caso di M, ci sarà l'apostrofo e mi apostrofo, m apostrofo t e T apostrofo, e l o la. Entrambi possono essere apostrofati con eh, se si trovano davanti a un verbo che comincia per vocale o oh, a muta. Vi faccio notare ancora che le terze persone in particolare. Ehm, somigliano, anzi, sono proprio uguali a che cosa? agli articoli determinativi. Quindi, l'e, la, entrambi possono essere um, apostrofati, e l'e un unico plurale sia per il maschile che per il femminile. Una volta che ho compreso, quindi ho individuato il complemento oggetto diretto, dovrò sostituirlo in base al genere e al numero con uno di questi pronomi. Quindi nel caso di le sport è singolare maschile, quindi io sceglierò le. Qual è la posizione del pronome che andrò ad inserire al posto del Uh, cioè diciamo all'interno della frase. La posizione è tra il soggetto e il verbo, o meglio ancora dire prima del verbo. Uh, andiamoli a vedere. Quindi, Je déteste le sport, prima frase: le sport è uh, singolare maschile. Sostituisco questo complemento con un pronome le, e lo posiziono prima del verbo, tra il soggetto e il verbo. Questo il pronome più il verbo andranno a formare un unico uh, un unico diciamo un unico termine per cui anche quando dovrò volgere la frase al negativa alla, nella forma negativa io lascerò uniti. Verbo e complemento, e pronome complemento. Quindi, Je le déteste, je ne le déteste pas. Le e deteste restare insieme. Andiamo a vedere con un genere o un numero diverso. J'adore la musique. Qual è il complemento oggetto? Io adoro che cosa? La musica. Quindi questo è il complemento oggetto. Se voglio sostituirlo con un pronome, dovrò in questo caso la musica è, è singolare femminile, quindi il pronome di, eh, che corrisponde è la. Quando lo vado a posizionare prima del verbo, mi accorgo che il verbo comincia con vocale, quindi l'apostrofo. Je l'adore nella forma negativa L'ador e il verbo restano insieme, je ne l'ador pas. Accade la stessa cosa con un plurale. Io guardo che cosa? Je regarde le film. Le film è complemento oggetto. Per sostituirlo guardo il genere e il numero. È maschile, sì, plurale. Quindi è le, anche al femminile non farebbe nessuna differenza perché c'è un unico plurale. Questo pronome lo posiziono prima del verbo Je les regarde, je ne le regarde pas. Um, una volta compreso, vi faccio vedere adesso un. Um, un, um, uno schemino che è quello che vi ho allegato anche alla lezione quindi potete poi uh, ritrovarlo dove ritrovate un pochino uh, con qualche esempio una struttura che anche dal punto di vista visivo è più semplice ricordare. Quindi i pronomi, ricapitoliamo, le pronomi code sono i pronomi personali complement, objet, direct. Corrispondono in italiano proprio ai pronomi complemento oggetto perché rispondono alla domanda chi che cosa. Si pongono sempre davanti al verbo anche nella forma negativa, precedono immediatamente il verbo. Questi sono riportati con accanto la persona di riferimento e ci sono una serie di, di esempi. Tu me cherche, tu mi cerchi. Je tombe vite se dovessimo. Svolgere, diciamo se dovessimo rendere esplicito questo pronome, diremmo: Tu cerchi chi? me. Quindi questo me che è un complemento oggetto che c'è dopo viene sostituito con un pronome e si posiziona prima del verbo. Je t'invite, je le mange, il nous regarde, elle vous appelle, je les achète, je ne les achète pas. Io li compro. Je les achète, je ne les achète pas, come vedete rimangono uniti insieme. Una posizione leggermente eh, diversa acquistano eh, questi pronomi soltanto nel caso in cui ci troviamo eh, ad avere a che fare con eh, l'imperativo. Quindi Soltanto con, nella coniugazione dell'imperativo. Ci ricordiamo, l'imperativo non ha il pronome soggetto, non è espresso, c'è soltanto la coniugazione di tre voci verbali. La prima corrisponde al tu del, del presente indicativo, la seconda e la terza corrispondono alla prima e alla seconda plurale dell'indicativo. Quindi praticamente il tu, il noi e il voi, ma senza il soggetto espresso e in più ricordiamoci facciamo un po di ripasso generale ricordiamoci che per i verbi che finiscono in R all'infinito dobbiamo ricordare di togliere la S al tu alla, perso alla prima persona dell'imperativo cosa accade in quel caso il pronome, i primi due della lista che avevamo vi ricordate erano m t l la nous, vous, le i primi due m e t si trasformano in mua e tua per una questione fonetica, di musicalità, di suono. Quindi si mettono dopo il verbo con un trattino tutti e m e t si trasformano in mua e tua. Quindi andando a rivedere la tabella da capo abbiamo mua e tua e non più me t. Gli altri restano uguali, le la, nu, vu e le. Lo e la non abbiamo più l'apostrofo perché trovandosi dopo il verbo alla fine non saranno mai seguiti da un verbo che comincia per vocale, quindi non si pone il problema. A questo punto um, invite, andiamo a vedere degli esempi: invite moi, invitami, invita chi, me. Quindi questo moi funge da complemento oggetto. Abbiamo detto però non diciamo invite me ma sostituiamo me e te con moi et toi. Lève-toi, alzati. Mange-le, mangialo. Appelez-nous, chiamateci. Habillez-vous, vestitevi. Ashton-le, acquistateli, comprateli. Quindi, come vedete, abbiamo spostato il pronome complemento dopo unito al verbo dal trattino perché non ci sono i soggetti. Nella forma negativa, però, andiamo a riposizionare. Prima il pronome non c'è più bisogno perché dopo non è finita la frase, c'è il PA. Quindi ricostruiamo di nuovo utilizzando. A quel punto mi serve moi e toi? No, perché non si trova più dopo il verbo, ma prima del verbo. Quindi la costruzione resta uguale a quella che abbiamo imparato per la forma negativa dei complementi oggetto con i verbi, con i tempi che non erano imperativo, soltanto che non c'è il soggetto. Quindi anvit moi diventa ne m'invite pas. Ne te lève pas, ne le mange pas, non ne vous appelez pas, euh, ne vous habillez pas, ne les achetons pas. Mi auguro che sia più chiaro. Il vostro, qui lo schemino ci ricorda che questo vale anche per i pronomi riflessivi. Come vi ricordate, i pronomi riflessivi, nei verbi riflessivi sono proprio eh, i, i complementi oggetti che abbiamo visto prima, proprio i cod, perché io coniugo, per esempio, je me lève, tu te lève, il se lève, nous nous le vous vous voulez, il elle se lève. Questo perché nei pronomi riflessivi praticamente noi è come se dicessimo io alzo me stesso, quindi io Alzo chi, me stesso, in quel caso il pronome, la particella pronominale va a sostituire il complemento oggetto. Mi auguro che sia stato tutto chiaro, poi se ci sono problemi li risolviamo a lezione.